Buonasera, siamo con Angelo Pagano, giornalista, professore, ma soprattutto sociologo. E io l'ho invitato proprio in veste di questa sua ultima caratteristica, diciamo, per capire con lui, da un punto di vista, fondamentalmente da un punto di vista sociologico, che cosa sta succedendo alla sinistra sansalvese. Come è noto, la sinistra sansalvese presenta per la prima volta due candidati a sindaco, e uno di questi è un leader storico del Partito Comunista, del PDS, del PD, adesso l'onorevole Mariotti, ed un altro sarà scelto da una coalizione composita di cui fa parte, diciamo, il numero due, se così possiamo dire, comunque diciamo un esponente di un altro, l'altro esponente di rilievo del Partito Comunista, PDS, PD, Gabriele Marchese. Quindi c'è una divisione profonda, una divisione che però io vorrei capire non tanto da un punto di vista politico, perché non ci interessa fare politica, ci interessa culturalmente, sociologicamente capire che cosa sta succedendo. E questo cerchiamo di farlo con Angelo. Sinteticamente un po' di storia. Dopoguerra la sinistra governa per 10 anni, poi governa la DC, ma a Sanzallo ci sono sostanzialmente due partiti. La stessa DC che prende il 50-55% dell'elettorato, il Partito Comunista che prende il resto, poi nel 70 nasce il PSI che prenderà il 7-8%, insomma. Nell'85, quando Mariotti diventa sindaco la prima volta, 3 sono i partiti, 2 sono fortissimi, grandissimi, la DC e il PC, e c'è una parte del Partito Socialista. Nel 94, cioè quando Mariotti torna sindaco nella Seconda Repubblica, a sinistra ci stanno 2 partiti, PDS e Rifondazione. La volta dopo PDS e Partito Popolare, quindi sempre 2 partiti. Nel primo mandato di Marchese i partiti al governo, i partiti di sinistra, diciamo, al comune, diventano 3: socialisti, partito PDS, DS e Margherita. Nella seconda legislatura di Gabriele i partiti, i gruppi diventano 4-5 addirittura, perché poi ci saranno dei frazionamenti interni: PDS, Margherita, Italia dei Valori, socialisti, poi si sgancia di Tori che fa i Democratici per Sanzallo, quindi 5 partiti. Adesso quelli che competeranno e che si presenteranno fra 70-80 giorni alle elezioni ne sono 6, e consideriamo che il PDS e la Margherita hanno fatto la fusione, quindi sarà il PD, Sanzallo Democratico, che è la lista civica di Marchese, Italia dei Valori, Socialisti, SEL, e poi vabbè, c'è Di Toro che dovrebbe fare la lista civica. Quindi, ecco. Allora, Angelo, la prima domanda che io voglio fare a te, ma come sociologo, diciamo, non come politico: questo frazionismo, questa proliferazione di partiti e di gruppi politici che adesso sta toccando livelli altissimi, a Sanzallo non ci sono mai stati i repubblicani, i socialdemocratici, il movimento sociale, cioè i piccoli partiti qua non ci sono mai stati, adesso ce ne stanno a iosa. Ecco, secondo te dipende dai dirigenti politici o da qualche altra cosa di natura sociologica? Allora, io penso che il problema senz'altro è da riportare a livello personale, perché loro stanno agendo, però va al di là, perché non è solo Sanzalvo, Francavilla, un po' in tutta Italia, non si riesce più a mantenere le giunte, perché c'è un individualismo che non l'ha creato Berlusconi, l'ha creata la globalizzazione, ognuno vuole emergere, soprattutto chi ha dato negli anni nel partito. E il vero problema è stata la riforma elettorale, perché l'onorevole Mariotto, che è un amico, una persona che conosciamo io e te da una vita, è stata sempre una persona che oramai ha fatto la sua carriera e doveva continuare, purtroppo gli hanno bloccato la carriera, cioè questo è stato uno dei problemi. E la stessa cosa è stato Marchese, perché dicevo faccio il sindaco, dopo il sindaco uno che ha fatto sempre la politica voleva continuare a fare la politica, quindi si sono ritrovati un partito ristretto, un partito dove non si decide ma si ragiona per clan, perché lo stesso Marchese non è riuscito a governare con 4 anni con tranquillità,
Cioè, quindi l'unica cosa è che se forse quel gruppo che adesso fa capo a Arnaldo gli dava altri 6 mesi di tempo, tutto questo problema forse non esisteva, ma rimaneva sempre il problema che Marchesi un ruolo doveva avere. Infatti, secondo me, che si fa le primarie e il PD non fa parte, non cambia niente, perché è vero che si fa le primarie tutti quelli che stanno fuori dal PD, però che pensiamo che a San Salvo il PD e quest'altro che stanno fuori dal PD arrivano al 70-80%. Cioè, secondo me si può verificare quello che si è verificato al Vasto per mancanza però, sì, di rinnovamento, cioè, anche perché sono personaggi che oramai 30-40 anni amministrano. Secondo me lo fanno buona fede. Volevo dire una cosa su Arnaldo, che è stato sempre un moderato, è stato sempre uno che si trova bene più con i moderati. A Briere forse risente ancora più, ma non è questo il problema. Il problema è un fatto di potere, di spazio. È però, difficile. No, Angelo, io vabbè, è chiaro quello che dici, però quello che voglio capire è questo. Nella società, diciamo, industriale post-contadina, quella degli anni 60-70, non è che non c'erano i personalismi o le personalità forti. Però perlomeno a sinistra non si è mai arrivato a questo livello. Allora, il punto qual è? Perché allora tutto sommato si stava tutti dentro un grande contenitore, un grande calderone? Cioè, perché tutto sommato all'epoca uno del PC in dissenso avrebbe potuto formare il Partito Socialdemocratico, il Partito Repubblicano o andare dai socialisti. Invece c'era il dissenso anche lì, ma non è mai sfociato a questi livelli, negli anni 70, negli anni 80. Prima cosa, prima il partito interveniva, cioè il risultato di questi San Salvo è stato che il partito è stato a guardare a livello ufficiale, non ha fatto una scelta, e secondo me l'ha rinviato dopo le elezioni, perché se il gruppo di Marchese vincerà, rimarrà il PD. Cioè, questo è assurdo, che non si discute più di politica, o vincerà il gruppo di Arnaldo, cioè è una lotta fraticida, perché il partito non discute e non ha più regole, e le regole non le vuole rispettare nessuno, perché una volta con l'ideologia, perché poi quello, diciamo la verità, è l'ideologia che viene a mancare, il collante è l'ideologia, la gente non crede più e vuole tutto e subito, non ci sono i tempi, anzi questi tempi l'ha rotto proprio il partito, perché uno dopo che pensa di dare una militanza a un partito vuole una ricompensa, spesso ti buttano fuori, e allora questo è il vero problema. Ma come fa, scusa, a mancare l'ideologia a chi ha avuto una formazione, diciamo, ideologica, cioè a chi è sempre stato dentro un partito? Io capisco, come dici tu, che può mancare l'ideologia alla società, nel senso che chi non è mai stato impegnato non trova nessun interesse a iniziare a impegnarsi, ma chi è vissuto come Gabriele o Arnaldo, come Gabriele Marchese o Arnaldo Mariotti, di pane e partito più che di pane e politica, tutti i giorni, come fa, perché sociologicamente, psicologicamente viene a mancare loro l'ideologia? Ma infatti, guardi, che sia Arnaldo che Marchese non mette in discussione il PD, infatti se tu vedi i manifesti sono uguali. Cioè, il discorso è che mentre prima io personalmente, nel momento in cui non gli stavo più bene nei DS, me ne sono uscito, poi ho fatto politico Niveli con la coalizione dell'Ulivo. Invece là si rendono conto che fuori dal PD, della sinistra, non c'è niente, perché io voglio vedere, pure a livello nazionale, è possibile alternative senza il PD. Allora loro che hanno fatto politica hanno capito che non se ne possono uscire dalla madre PD, però lo scontro è diventato personale, ma soprattutto perché personale? Perché gli iscritti al PD, la base, non conta più, perché se era un'altra affare, la base doveva prendere quando ci stava questa discussione e intervenire, invece la base si è divisa e ti devo dire che spesso incontra difficoltà, perché la base è divisa a metà, non sa perché non sa a chi votare, oppure spesso può dividere i voti. Io parlo della base storica, ma non c'è più la base storica. Bisogna dire che la base storica attualmente è il PD, il ceto medio, cioè oramai l'operaio non esiste più, votava a destra o votava alle cose, quindi questa base non c'è, perché non si discute più ai partiti, si discute a livello di clan, di gruppo. Allora se io ho un gruppo, per esempio pure io come ambientalista e verde, se ricreo un gruppo e posso contare 200 voti, 300 voti, allora conto. Se tu dietro non hai niente, non conti niente. Allora questo è lo scontro tra i gruppi. Pure le primarie che hanno fatto a sinistra, mica si fa le primarie perché tutti volevano fare il sindaco.
Allora, come criterio va bene, ma su che cose? Io vorrei dare poi un giudizio sul programma. Sì, poi ci arriviamo alle cose di natura più stringente. Ecco, sempre per capire, l'altra domanda che ti voglio fare. Tu stesso, insieme a Mario Codagnone, hai fatto parte di una coppia, no? Di una coppia politica negli anni 70 nel gruppo di base, un'altra coppia storica, diciamo, è quella di Ennio e Carlo nel PSI, Ennio Artese e Carlo Cardarelli, lo stesso Luciano Cilli e Antonio Boschetti adesso. E diciamo che anche Arnaldo e Gabriele, Arnaldo Mariotti e Gabriele Marchesi sono stati una coppia politica, insomma hanno avuto dei percorsi abbastanza paralleli, poi uno ha fatto una cosa mentre uno faceva il sindaco, l'altro è andato alla provincia, poi l'altro è andato a fare il deputato, uno è andato a fare il deputato, l'altro è tornato a fare il sindaco. Cioè, voglio dire, come può scoppiarsi una coppia del genere? Non le ragioni personali, ce ne frega poco, ce lo diranno o non ce lo diranno, ma proprio quale dinamica interna va a presiedere in uno e nell'altro per arrivare a uno scoppiamento di questo tipo? Bene, le coppie, se tu vedi pure le coppie, marito e moglie, qua si divorziano tutti, ma immagina le coppie, cioè avere le esperienze comuni, infatti io e Marco Dagnone siamo amici, pure se poi abbiamo fatto dei percorsi un po' diversi, pure sim nell'ambito della sinistra. Perché così Arnaldo, ma il discorso di Arnaldo e Gabriele è diverso, perché stanno nello stesso partito e lo scontro oramai di potere è uno scontro politico, anche perché quel partito, cioè, ha cambiato nomi, però non si è mai rinnovato, i soggetti, i personaggi sono sempre gli stessi. E questo è quando tu non ti rinnovi, e soprattutto la colpa è pure del partito, che non ha permesso a questi che hanno dato una vita al partito di finire un percorso politico, e loro nascono le contraddizioni all'interno, perché se Marchesi continuava il suo percorso e Arnaldo il suo percorso, mo attualmente forse ci stava più rinnovamento. E anche perché al di là di Marchesi e Arnaldo si vede che nell'ambito della sinistra di veri politici non ce ne stanno tanto, gente che si dedica alla politica a tempo pieno per gli altri e pure per loro, ma soprattutto che vogliono fare politica. Che fare politica? L'hai fatto tu, Orazio, l'ho fatto io. È un mestiere, è una cosa che ci deve dedicare a tempo pieno. E questo è il discorso. E che però a livello di base il vertice l'ha bloccato. Cioè loro devono ritornare, mo per far carriera, deve ritornare alla base. E questo è lo scontro che ci sta secondo me. Dopo a livello personale sbagliano, perché io penso che se questo diventa una corretta dialetta politica, uno che ha vissuto la vita insieme si devono rispettare a livello personale. Hanno due visioni diverse. E anzi, penso che se loro, dopo le elezioni, non ritroveranno una comunicazione tra di loro o tra questi gruppi, noi daremo a San Salvo l'amministrazione al centrodestra, come hanno fatto a Vasto, Tagliente, Desiati e Prosper, che l'hanno ridato per due volte alla sinistra, pur non avendo, perché Vasto per tradizione era amministrato sempre al centrodestra, e San Salvo per la prima volta, e non per motivi politici. A me quello che mi interessa, io personalmente sono di sinistra, voglio vedere i programmi. Perché i programmi sono fondamentali, logicamente pure che ci sta dietro, perché noi, dicevi tu, ci sono certi personaggi, certi imprenditori, ma certi pure che non cambiano, è 30 anni che stanno là, cioè c'è bisogno di un rinnovamento, quindi vediamo i programmi, vediamo le liste e poi vedremo. Però rimane questo discorso che non è un discorso solo personale, è un discorso di visibilità, pure di concezione della politica, però ognuno vuole correre, ognuno rivendica qualcosa, infatti ho militato pure con sé, la stessa cosa, cioè mi sembra che sono tutti ingazzati, tra virgolette, tutti ci hanno da rivendicare, cioè, sui cittadini, sul popolo, su quelli sanzali interessa, quello viene dopo, pure adesso, perché le primarie si è fatto tardi? Perché ogni coalizione aveva il suo sindaco, non è che dice facciamo il programma, in base al programma chi esprime di più questo programma per realizzare? Allora ci vuole ancora Arnaldo Mariotti, una persona seria che ci ha esperienza, mettiamo lui, ci vuole un giorno, no, non si discute più, io non lo so il centrodestra, secondo me è pure brutto, perché mi diceva uno, io ho fatto un corso di pedagogia, mi diceva che quando diciamo che siamo tutti d'accordo significa che non abbiamo capito niente, cioè centrodestra vedo che ci sta poca discussione, non vorrei, cioè spesso vedo che assente sul dibattito, ad eccezione della Magnacca, cioè non vedo, cioè pure quello è pericoloso, a sinistra ci sta troppo dibattito e rivalità personale, però quando si amministra, si vuole amministrare il comune, si deve parlare del programma, secondo me si deve ritornare a fare un passo indietro
e poi scegliamo pure i candidati. Senti, ok, no, questo è chiaro il concetto che hai espresso adesso, però un'altra cosa vorrei capire. La società, che insomma voi sociologi chiamate la società complessa, no? Una società composita, San Sallo c'ha 20.000 abitanti con una composizione sociale, culturale, molto variegata, con provenienze addirittura etniche diverse. Secondo te la società così composita come vive questo fatto che per noi che abbiamo sempre fatto politica è un fatto eclatante, diciamo, sul quale riflettere, parlare, interrogarsi, ma la società vera come vive quello che sta succedendo a sinistra? San Salvo era un paese di 3-4 mila abitanti, ora ne fa quasi 20 mila, quindi pieno di immigrati, di culture diverse, eccetera. La società queste cose ne sente quasi per niente. Cioè, anzi, noto questo divario, però la società vuole risposte per l'occupazione, risposte per un reddito, vuole risposte col piano regolatore. Ci sono tanti bisogni, quindi a un certo momento la società è passiva. Infatti io ho seguito proprio il programma di 5 Stelle, ho visto tutti quei giovani che secondo me sono sprecati fuori dai partiti, perché loro è la linfa che dovrebbero dare ai partiti, stanno fuori con un programma bellissimo, un programma da sognatore, però questi stanno fuori. Cioè, quindi la società non è vero che i partiti stanno lontani dalla società, perché spesso noi vedremo pure la campagna elettorale, questi dibattiti a livello personale, non si è parlato di contenuti. Io ho visto qui, hanno parlato singolarmente degli aspetti a casa di Carabinieri, del parcheggio San Salvatore. Cominciamo a parlare di questo, perché io ho fatto una battuta un anno e mezzo fa quando, di fare pure un accordo a 3,80. Scusa, come l'hanno fatto a livello nazionale? Se c'è questa crisi a San Salvo, andiamo pure al di là dell'ideologia, ma su un programma, su qualcosa, perché di fatto poi casomai ci andremo lo stesso, perché l'UDC può essere determinante, come può essere determinante pure qualche altra forza politica che può nascere ancora, perché non è detto che no, non ci starà qualche altra lista. Sì, dicevi tu prima, gira e rigira, poi i protagonisti sono sempre gli stessi. Il ricambio, secondo te, perché non c'è? Vabbè, c'è stato un ricambio soprattutto nel centrodestra nel 94, però poi alla fine sono uscite delle figure dalla politica locale, figure che avevano interpretato delle fasi storiche lunghe. Adesso c'è questa oggettiva novità che è Tiziana Magnacca. Ma insomma, poi sostanzialmente, come tu dici, c'è una stagnazione, i protagonisti girano, ma alla fine sono quelli. Anche questo è sinonimo di che cosa da un punto di vista sociologico? Sociologica è normale, perché in Italia siamo trasformisti, cioè nel senso che uno una volta era comunista, poi PD, dopo cambia continuamente. Cioè, le persone, cioè, cambiano, quindi dovrebbe cambiare anche il partito e la concezione della società. Cioè, qua i partiti sono cambiati, ma gli uomini sono sempre gli stessi. Questo che significa? Che è mancato rinnovo generazionale. Non lo so, un po' è voluto pure la società, perché a 40 anni, 50 anni uno non è inserito ancora nel mondo del lavoro, quindi spesso concepisce la politica più per avere qualcosa, non per dare qualcosa, perché se vai a vedere, pure questi che fanno politica, sono quasi tutti quelli dell'ex PC, casomai lo ritrovo un po' dappertutto, o della vecchia Democrazia Cristiana, Beh, perché erano erano scuole scuole di di partito. partito. Il momento in Sì. cui hanno eliminato le scuole di partito, vorrei aggiungere proprio a livello nazionale, l'ha voluto Berlusconi e bene o male pure gli altri, che pure gli altri potevano fare le primarie. Allora Veltroni ha eliminato tutta la sinistra e che ha messo Sergio Zavoli, che aveva 85 anni. Cioè ha messo i prefetti, ha messo tutti gli uomini istituzionali, non si è reso conto che questi non rappresentavano la società. Quindi anche la sinistra non ha più rapporti con la società, questo è il vero problema. La destra interessa fino a un certo punto, anche perché io mi ricordo che ho fatto il primo esame di Riesman, parlava con la società globalizzata della televisione, l'uomo elettrico, nel senso che vive di pulsione, quello che vede la televisione fa. Infatti i sondaggi, quando uno noi vediamo tutta la televisione e non si comunica più, influenzano molto. Per avere le televisioni, per avere il potere ci vogliono i soldi. Perciò che si stanno mettendo tutti con i poteri forti, tutti, per avere consenso. Che tu, il popolo, non conta più. Ma nel momento in cui mandi i valori, le ideologie, e spesso il popolo
si mette con chi vince, cioè chi può dare qualcosa, e questo è che è brutto. Sì, però fra tre mesi, no, sono d'accordo, però fra tre mesi non è che ci fanno le telecamere nelle cabine elettorali, alla fine ci andrà il popolo, vero? Cioè non credo che ci sarà un'astensione su 20.000 abitanti, 20.000 più o meno residenti, insomma quelle 13-14.000 persone ci andranno a votare. E qualcosa faranno, qualcosa diranno, comunicheranno con la scheda elettorale le proprie sensazioni. Secondo te come andrà? Ma non tanto sul risultato. No, questo è vero, ora, cioè tu quando vai a votare, muoi a votare, però ti posso dire che la politica, i partiti sono vuoti, non lo fa più nessuno. Però quando si fanno le liste, ci sono minimo 500 candidati che tutti vogliono là. Secondo te perché si calza? Devono sapere che adesso ci stanno 16 consiglieri e 4 assessori. Spesso dipende quelli che esprimono di più un'idea positiva, senz'altro di rinnovamento, che rispecchi di più le esigenze della cittadinanza, ma soprattutto che riesce a coinvolgere più il ceto, quelli che conta, perché io ho visto chi porta i voti, tu puoi ragionare, avere le idee, pure tu sei candidato, io mi sono candidato, ma se dietro non ci stanno gli apparati, quindi i medici, perché prendono i voti? Quelli che esprimono più medici, più imprenditori, con un programma politico adeguato, senz'altro, vincerà. E secondo te questa volta queste figure che state dicendo, cioè questi mediatori culturali veri, queste figure che sono interposte tra il politico e la gente e che quindi faranno mobilitare, si faranno votare dalla gente vera, questa volta scenderanno in campo o no? Nelle liste, perché oramai no, i candidati... Scenderanno senz'altro in campo, molti stanno a guardare, però mo che faranno le primarie, tutto quel gruppo che sta fuori dal PD, dipende pure chi sarà eletto, che pure là ci sta come Di Stefano o altri, che non è che vengono da esperienze così, vengono da esperienze amministrative, ci hanno rapporti con la cittadinanza, con le cooperative che gestiscono i sociali anni e anni a San Salvo. Poi ci sta pure la novità, sarebbe Cilli, per l'Italia dei Valori, c'è l'Antonio che è un giovane, però bisogna vedere come è radicato, come risponde la gente. C'è Gianni Mariotti che pure lui ha condiviso con questa amministrazione fino a un anno, due anni fa, poi è stato tolto. Ci sono persone che non sono il nuovo, senz'altro che lo sono noi, cioè non si possono mettere in mezzo alla piazza e dire tutto quello non va bene, che hanno amministrato fino adesso. E secondo me, se non recuperano un discorso sui contenuti prima che si va alle elezioni, si rischia di dare l'amministrazione al centrodestra, perché si presenta pure con una faccia nuova, una novità. Cioè, i cittadini, questo può essere positivo, dice almeno diamo la possibilità, voi vi conosciamo e continuate a litigare, vediamo che cosa può succedere. Però sulla valutazione del voto è sempre un fatto soggettivo, secondo me chi riesce a mettere in moto più persone che contano nella sua, quelli che portano i voti, i portatori. Sì, no, è chiaro, i portatori di interesse. L'ultima cosa, io e te partecipammo a quell'oggettivo rinnovamento che ci fu nell'85, che portò la sinistra dopo 30 anni all'amministrazione comunale, mettendo all'opposizione la DC che si era frazionata. Quali analogie ci sono oggi? Cioè tu pensi che ci possa essere, proprio perché il partito dominante si è diviso, un anelito di cambiamento pari a quello o no? Io me lo ricordo benissimo quel periodo, perché se non c'era Rinaldi Altieri, allora che aveva l'indicazione, sì, che rompeva il PC da solo, non ci andava mai a amministrare, non a caso poi aveva preso l'amministrazione con i socialisti, poi l'ha ripreso di nuovo con Rinaldi Altieri, sì. Cioè questo rischio c'è, cioè se non si riprende una comunicazione, un dibattito politico, il rischio c'è, perché se tu ti odi fino alla fine e si sentono le chiappe che stiamo a San Zallo, sentiamo le voci, non è che poi al ballottaggio uno dice se, cioè ci stanno degli interessi, se rimane interesse contrapposto, non è che c'è un rischio, c'è un rischio che vince la novità in questo caso. Cioè se non, in questo, il centro-sinistro non riesce a fare unità su un programma, su idee nuove, perché poi non è vero che San Salvo è completamente abbandonato, San Salvo c'è l'economia, c'è il sociale, bisogna aggiustare tante cose, l'aspetto ambientale, l'aspetto del centro storico, cioè bisogna rivedere tanti aspetti. Ma rispetto all'economia e al sociale, secondo te questa classe politica è classe dirigente o no?
oppure diciamo gli attori veri, gli attori economici, gli attori sociali sostanzialmente lo ignorano e vanno per la loro strada. Ah, per sociale che ti riferisci? A No, chi voglio gestisce le dire, cooperative, che no, gestiscono il sociale o vabbè, no, a livello più l'amministrazione? la domanda è come la classe politica viene valutata dalle persone che esprimono e dirigono settori importanti della società economica, del sociale, della società culturale. Ma questo è stato parcellizzato, nel senso che ci sta, anche se noi andiamo a vedere pure il gruppo SDV, ci sta il gruppo Peppino Torricelli che rappresenta la CIE, Marchese che rappresenta il CNA, cioè diciamo Arnald che rappresenta più il partito ma pure gli imprenditori. Cioè è logico che, cioè San Salvo secondo me si è fatto, ma pure con l'appoggio dell'opposizione, cioè nel senso San Salvo è cresciuto. Però adesso non si discute più, questi ultimi 4 anni non si è permesso di andare avanti. Io voglio ricordare solo la cooperativa che sta morendo non per colpa degli Per amministratori. cooperativa Euroortofrutticolo. l'euroortofrutticolo. E quello alcuni anni fa, quando hanno permesso a Cirulli di riprendersi i terreni, che mo' uno glielo ridà pure spontaneamente, ha tolto 100.000 quintali di pesche nel nostro territorio. Mo' sono rimasti pure la crisi, una realtà che un periodo dava 20 milioni di euro al nostro territorio. Però di queste cose nessuno ne parla. Come no, non si parla delle discariche, non si riparla che sta facendo la cooperativa 200-300 ettari di disorientamento sessuale per eliminare tutti i tipi di trattamenti chimici e biologici. Io ho iniziato a fare qualcosa e loro stanno continuando, non gli danno nessun contributo nella provincia, nella regione e niente. Cioè noi le realtà ci stanno, però. Ma scusa Angelo, a parte noi che siamo un po' le cicale e che poi parliamo, ci piace parlare, parliamo e chi ci ascolta le ringraziamo, ma dico, a parte noi, chi dovrebbe parlare, chi dovrebbe dire queste cose? Lo dovrebbero dire i partiti. E Cioè, però non lo no, dico. ancora votiamo i candidati. Cioè, qui è assurdo che già si parla tutti di sindaci, ma i partiti dove stanno? Cioè, i partiti dovrebbero aprirsi. Io sono andato, solo mi hanno invitato, ho visto al sito e sono andato a sentire il programma che hanno presentato il Movimento 5 Stelle. Un gruppo di giovani molto democratici. Mi è piaciuta molto la presentazione, le idee, le cose. Cominciamo a confrontarsi sul programma e poi vediamo. Io personalmente penso che tutti i cittadini ricreiamo un clima democratico, anche perché San Salvo viene da una tradizione democratica. Mo' si è cristallizzato su un dibattito personale che rischia che non si discute più. E poi un'altra cosa, cioè sulle persone, sulle delibere, io pure ho fatto l'amministratore cooperativo, se andiamo a riprendere tutte le delibere e fare le denunce, fare le non serve a niente. Cioè se ci sta realmente reato facciamo pure le denunce, se no vediamo di andare avanti, cioè nel senso che cosa vogliamo fare per San Salvo. E spesso io penso che l'80% del programma lo possiamo pure condividere. Poi al di là di chi vince, cerchiamo di portare avanti, perché oramai si è visto pure a livello nazionale, la sinistra e il governo Berlusconi sono voluti mettere da parte, perché con la globalizzazione non si scherza. E quindi è necessario parlare di contenuto, non più di demagogia, di ideologia, non si può fare più queste cose. Va bene Angelo, credo che questo tuo ultimo auspicio sia assolutamente condivisibile. Ti ringrazio per il contributo che come al solito ci hai dato. Devo dire che le tue risposte, almeno a me, sono servite a capire alcune dinamiche interne che pure mi sfuggivano. Speriamo che lo stesso sia servito a chi ha la bontà di ascoltarci. Vi diamo appuntamento in un'altra occasione, sempre per parlare, come dice Angelo, di contenuti e di cose che servono a questa nostra città, che è una città che ovviamente amiamo, indipendentemente dalle scelte che farà.